No, sicuramente, probabilmente non si è riusciti a esprimere il meglio, ecco, di quello che avremmo potuto fare. Cosa si è mancato secondo te? No, si è mancato l'energia e la lucidità per fare gol, però alla fine loro hanno fatto una gara come quella dell'andata, è stato uno spareggio che si è deciso per degli episodi che a loro sono andati bene, a noi sono andati male, però quando ti vanno male gli episodi è perché probabilmente hai delle colpe, e quando ti vanno bene vuol dire che è meritato. Il calcio italiano non giocherà il mondiale, non vivremo il mondiale da protagonisti, ma c'è ancora un futuro per il calcio italiano ripartendo da questa sera? Non è facile, ma c'è ancora futuro per questo calcio? Ma sicuramente, futuro c'è, perché noi abbiamo orgoglio, abbiamo forza, siamo testardi, siamo caparbi e dopo delle brutte cadute troviamo il modo di rialzarci. E quindi lascio sicuramente una nazionale di ragazzi in gamba che faranno parlare di loro, compresi Gigione, Donnarumma e in questo caso anche Mattia Perin, che sono sicuro non mi faranno rimpiangere. E poi voglio dare un grande abbraccio a tutti, a chi mi ha sostenuto sempre, al mio Chiello, al mio Barza, al mio Leo, al mio Lele, a tutti quelli con i quali abbiamo condiviso più di 10 anni. Edo, faccio un grande in bocca al lupo a questi ragazzi che ci hanno seguito. Non è bastato, però spero che almeno a livello di esempio qualcosa si possano portare dietro. Sai che l'Italia cerca un capro espiatorio e lo troverà nel CT? No, assolutamente no. No, come ho detto prima, lo sport insegna a perdere in gruppo e a vincere in gruppo, a condividere le gioie e i dolori, a dividersi i meriti e i demeriti. E quindi il mister ha le colpe che abbiamo noi e che hanno tutti coloro che hanno fatto parte di questa spedizione. Gigi, ti dico grazie a nome di tutti gli italiani. Grazie, non parlerà Gian Piero Ventura, questo era